In base all'ultimo monitor sul mercato degli eventi in Italia, qual è la situazione attuale del comparto e quali sono i trend futuri? Beh, la situazione naturalmente non è positiva, come non è positiva il resto della comunicazione commerciale in Italia. Vero che gli eventi hanno avuto un segno meno, non così grave come altri mezzi di comunicazione, e soprattutto vero che nelle nostre interviste risulta chiaro che la propensione a investire nuovamente in eventi in futuro è piuttosto elevata. Segno che evidentemente sta funzionando l'evento in generale, che sia business to business o to consumer. Segno che anche le agenzie stanno lavorando sempre in maniera migliore e quello che è il rapporto con i committenti funziona davvero in maniera migliore. L'impressione è che nei prossimi anni, superata possibilmente la crisi che caratterizza l'intero comparto e l'intera economia, l'evento assumerà una grande rilevanza, sempre più di tipo strategico, sempre meno come aggiunta finale, magari con un budget limitato, e noi abbiamo già una percentuale rilevante, intorno al 38% delle aziende che investono più del 20% del loro budget di comunicazione in eventi. Quali sono le tipologie di eventi che si prevedono in crescita? Beh, nell'ultimo periodo c'è stata, diciamo, necessità di stare molto attenti al rapporto con le human resources, e quindi eventi interni all'azienda hanno avuto un nuovo aumento rispetto ad alcuni anni fa, mentre altri tipi di eventi, come ad esempio le celebrazioni, sono fortemente diminuite. Quello che potrà crescere in futuro, soprattutto con l'allentarsi della morsa della crisi, sono gli eventi legati ai lanci di prodotti e di servizi. Quando appunto ci saranno più prodotti e servizi nuovi lanciati, gli eventi sicuramente saranno una delle forme fondamentali. Altri mezzi di comunicazione possono creare awareness, l'evento però può creare insieme ad altri mezzi una maggiore consapevolezza di quelle che sono le caratteristiche distintive di quello che viene lanciato. Si parla molto anche di eventi web, eventi ibridi. Sì, se ne parla molto, si fa poco, nel senso che per adesso quelli che lo fanno davvero sono una parte abbastanza ridotta delle aziende, magari utilizzano l'evento più per far sì che persone partecipino all'evento, se utilizzano il web per far sì che le persone partecipino all'evento e invece poi magari non riescono a utilizzarlo durante l'evento o nella fase successiva all'evento per amplificare l'effetto dell'evento, per farlo durare in un certo senso a lungo. Ecco, anche su questo probabilmente vedremo rilevanti cambiamenti in futuro, perché c'è qualcosa di interessante, aziende che hanno delle experience molto interessanti a livello di unione fra i web e gli eventi. Ecco, facciamo un esempio pratico. Quali vantaggi porta un evento? Cioè, hai parlato di una case history particolare del Giro d'Italia 2013. È un aspetto molto interessante. Noi da anni sosteniamo che l'evento ha delle caratteristiche diverse rispetto agli altri mezzi, che sono caratteristiche emozionali dovute all'aspetto relazionale, sono caratteristiche che portano a una maggiore memorabilità di quello che è il messaggio. Bene, noi quest'anno abbiamo voluto studiare all'interno del Giro d'Italia una delle grandi aziende che ha avuto degli stand, tra l'altro visitati da centinaia di migliaia di persone, numeri veramente consistenti, e abbiamo voluto confrontare quello che è l'immagine dell'azienda presso chi ha visitato lo stand e presso chi non ha visitato lo stand. Le differenze sono in qualche modo straordinarie, perché al di là della percezione di una marca molto più simpatica, e questo un po' ce lo potevamo aspettare, ma un più 19% è davvero tanto, ci sono altri aspetti che ci interessano. C'è intanto il ricordo molto più preciso di quelli che sono i nuovi prodotti lanciati, quelli che la marca davvero vuole comunicare, e d'altra parte c'è una percezione di una marca più artigianale, che ha un rapporto più vicino con il consumatore, e questo è fondamentale in questa fase storica in cui molte marche hanno una percezione troppo industriale, pur essendo grandi marche e grandi industrie, non riescono a lavorare bene nei confronti del consumatore. E poi abbiamo altri aspetti, ad esempio impressionante, una differenza dal 34 al 75% fra chi non ha visitato e chi ha visitato, nell'affermare questa è un'azienda che ha un buon rapporto qualità-prezzo. E quindi la visita di uno stand, che magari è durata anche solo pochi minuti, 5, 10, 15 minuti, è riuscita a modificare non tanto la percezione di prezzo, perché all'interno degli stand del Giro d'Italia non si parla di prezzo, quanto la percezione di qualità. Una experience breve è riuscita a toccare al cuore il consumatore e a fare stravolgere la propria l'immagine che lui ha di quella marca. Quindi sotto questo aspetto la riflessione va fatta. Se cerchiamo awareness, probabilmente non sarà l'evento il nostro mezzo fondamentale, ma se noi cerchiamo distintività, cerchiamo di mostrare i nostri plus, cerchiamo di mostrare le nostre caratteristiche particolari, beh, sicuramente l'evento, e anche su grandi numeri come ad esempio quello del Giro d'Italia, può lavorare molto molto bene.